Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long. Bentornati amici qua nel salotto delle pipe di My Style. Stasera voglio parlarvi di questo mio pensiero nuovo. Allora, come smettere di farsi le sei mentali e fumare felici e contenti? Cosa intendo per dire che ci facciamo le sei mentali? Quando ho iniziato a fumare, come tutti, ho iniziato a vedere una marea di video su YouTube di tanti personaggi, no? E quindi avevo la testa piena di nozioni, no? Come caricare, come fumare, umidità e tabacco, pressare, eccetera, no? E come tutti ho avuto le mie difficoltà iniziali. Ma quando è che ho smesso di avere le mie difficoltà iniziali? Io mi sono reso conto a un certo punto che prestavo più attenzione a quello che pensavo di dover fare per fumare bene, piuttosto che prestare attenzione a quello che realmente facevo durante la fumata. Quindi, invece di stare attento a come realmente stavo caricando la pipa per capire se sbagliavo, dove sbagliavo e come caricarla la volta dopo, pensavo a come mi avevano detto che la dovevo caricare. E la mia attenzione era tutto su quello, cioè lo sto facendo bene, però in realtà non stavo guardando come caricavo la pipa. Idem per il pressare, idem per considerare l'umidità del tabacco, per la lavorazione del tabacco e per la condotta della fumata. Cioè, il mio pensiero era rivolto a quello che dovevo fare in teoria, ma non a quello che realmente stavo facendo. E solo quando ho capito che dovevo prestare attenzione a quello che realmente stavo facendo, ho iniziato a fare delle belle fumate, perché ho iniziato a capire dove sbagliavo. Ho iniziato a capire quello che, per il mio tipo di fumata, dovevo iniziare a fare. Ho iniziato a fare i miei ragionamenti, a farmi i miei metodi e a studiare le cose che mi facevano fare delle belle fumate. E oggi sicuramente non sarò un fenomeno a fumare la pipa, sicuramente avrò mille difetti, però la cosa più importante è che io ogni fumata me la godo alla faccia di sti cazzi. Quindi la cosa importante è quella. Quindi smettete di dare retta sempre a tutto quello che viene detto in rete da Tizio, Caio e Sempronio, ma cercate di capire realmente cosa state facendo. Perché, guardate, la pipa è una grande maestra di vita. La pipa vi insegna a ragionare, a riflettere. Cioè, se voi state attenti a quello che fate, è la pipa che vi dice cosa dovete fare. Vi insegna proprio a riflettere. E quello che vi insegna a fare la pipa, oltre che a portarlo sulla pipa, lo porterete poi anche nella vita, se volete. Cioè, diventerete più riflessivi. Ed è questo uno dei grandi pregi, a mio avviso, della pipa. Perlomeno il miracolo che la pipa ha fatto su di me, no? Io che ero uno sempre molto impulsivo, ho iniziato ad essere un po' più riflessivo e per questo devo ringraziare la pipa. Sembra una cazzata, ma è così. Poi tenete conto che la pipa esisteva anche prima di YouTube e prima dei social. I vostri nonni che fumavano la pipa, nessuno gli ha spiegato come dovevano fumarla. Perché sostanzialmente fumare la pipa non è una cosa difficile. Sostanzialmente, come diceva Saggio che fu, cioè è un pezzo di legno con un buco dove metti il tabacco, tiri e fumi. Quindi siamo noi a rendere la cosa difficile, perché la cosa di base è molto semplice. Quindi concentratevi su voi stessi e su quello che state facendo. Pulite la mente dai vari pensieri e vedrete che pian piano inizierete a fumare. A fumare ed entrare in sintonia con la pipa, perché è quello che dovete fare, entrare in sintonia con la pipa. Lo so, i miei consigli non sono tecnici, eh. Io aborro le cose tecniche, nel senso che a me fa piacere il lato romantico delle cose, no? E quindi le sensazioni, le cose le faccio per passione, perché mi piacciono, e sono convinto che questo ti porta a farle bene. Ok, quindi questo è ovviamente il mio pensiero che potete condividere o meno. Spero di non avervi annoiato. Alla prossima, qui
nel salotto delle pipe di me stai. Please allow me to introduce myself. I'm a man.